La schiena curva, un pezzo di tela legato ai fianchi, mani che versano acqua per pulire ad altri ciò che ciascuno dovrebbe fare da sé. Non c'è cuore che resti insensibile durante la lettura del Vangelo di Giovanni nella messa del Giovedì Santo, al momento in cui Gesù si alza, depone le vesti e versa con un catino l'acqua sui piedi dei discepoli. Una cortesia tipica delle famiglie ebraiche del tempo, trasformata in un gesto di amore e di umiltà assoluti. Per farne cogliere meglio il senso profondo, Papa Francesco ha modificato recentemente il Messale Romano, stabilendo che d'ora in poi i pastori della Chiesa possano scegliere i partecipanti al rito tra tutti i membri del popolo di Dio, donne comprese. L'intento, spiega padre Corrado Magioni, sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino, è di evitare che la lavanda dei piedi si limiti a una sacra rappresentazione, ma renda evidente la misura senza misura dell'amore cristiano. Non è tanto imitare esternamente l'esempio di Gesù lavando i piedi. L'esempio va al di là del lavare fisicamente i piedi al mio prossimo, ma raccogliere l'esempio, il contenuto di questo gesto, che significa un gesto servile, mettere me stesso a servizio del mio prossimo. Allora il Papa vuole dare maggiore visibilità a questo contenuto, cioè all'esempio che Gesù ha dato e che è un comandamento nuovo per tutti i discepoli di Cristo. Per secoli, ricorda padre Magioni, la lavanda dei piedi non veniva eseguita durante la messa del Giovedì Santo, ma al di fuori, con il vescovo inginocchiato a lavare i piedi a 12 chierici, ma non solo. Fu Pio XII a dare al rito la collocazione attuale. Diciamo che fino al 1955 era prevalentemente clericale, anche se non sempre, perché vari erano gli usi locali, o i poveri, o anche dei giovani, dei ragazzi, ma era un rito, possiamo dire, riservato al clero e che non veniva compiuto davanti all'assemblea del popolo di Dio. Mentre invece dal 1955 acquista visibilità e la possibilità di essere compiuto durante la messa. Con la modifica voluta da Francesco, il pastore con l'odore delle pecore, non sarà più necessario che siano tutti uomini, né che siano in 12 i prescelti per questo rito. Ora si parla di un gruppetto di fedeli, uomini e donne, giovani e anziani, sani e malati, chierici, consacrati, laici, chiunque, purché sia rappresentata, chiede il Papa, la varietà e l'unità di ogni porzione del popolo di Dio. Lavare i piedi è un gesto, sottolinea padre Magioni, di grande impatto visivo ed emotivo, sia per il prete che lo compie, sia per chi lo riceve, come testimonia la commozione sui visi dei ragazzi del carcere minorile e dei detenuti di Rebibbia visitati da Francesco nel 2013 e nel 2014. Allora, compiuto da un prete, o il prete lo compie in modo esteriore soltanto, senza dare anima a questo gesto, e allora tutti capiamo che diventa un gesto vuoto, artificiale, inutile, che non ha niente da dire. O se invece esprime questo atteggiamento interiore di dare la sua vita sull'esempio di Cristo per il popolo affidato alle sue cure, allora riusciamo a capire che diventa davvero un gesto che aiuta il pastore a sentirsi una sola cosa con la sorte della sua comunità cristiana, della sua parrocchia.